Ah, mio Dio, Dolcetta, ragazzi, cosa? 20.000 likes. No, per cosa? Aspetta, per cosa 20.000 likes? Per cosa? Eh, beh, sì, penso sia, no, penso sia arrivato. No, no, il no, momento no, di dirlo ai tuoi genitori. No, Dolcetta, no, no, Dolcetta, no, no, non ne sono tanto sicuro. No? Non ne sono tanto sicuro, Dolcetta, che io gli possa dire che effettivamente sono diventato un vampiro. Ma sei qualcosa suo figlio, che è veramente... sei il loro figlio, devo accettarti così come sei, no? Hai ragione, ma allo stesso tempo mi fa paura. Immagina se non dovessero accettare appunto questa cosa. Cioè, mi starei proprio... Ma sono i tuoi genitori. Lo so, gli rovinerei praticamente il loro modo di pensare su di me. Porca miseria, non ne sono tanto sicuro, credo di no. No, certo, non ne sono sicuro. Ti amaranno in qualunque modo tu sia, dai, su. È arrivato il momento, chiamala. Quindi 20.000 likes, quindi dobbiamo arrivare... Sì, dobbiamo arrivarci, così tu puoi dirlo a tua madre. Ok, va bene, ragazzi, lasciate like, ok? Devo chiamare mia mamma oggi? Mm-hmm. Ma io oggi avevo altri programmi, Dolcetta. Io non voglio chiamare mia mamma e mio papà. Che programmi vuoi avere? Una cosa importante da fare. Prima è meglio tenersi il dente, dai. Ok, dai, sì, togliamoci sto dente. Il canino proprio da vampiro ci togliamo. Pronto, mamma? Freezer? Ciao, mamma. Ascoltami un attimo, non è che potresti passare magari a casa con papà, che gli devo dire una cosa molto importante? Sai, no, sono nella casa quella della ragazza vestita di rosso che te ne avevo parlato. Sì, la tua ragazza, ma ecco. Tutto bene? Sì, sì, tutto bene, tutto bene. Passa un attimo, va bene? Ok, arrivo, prendo tuo padre. Va bene, grazie, ciao mamma. Ok, perfetto, li ho chiamati. Nulla, li ho chiamati, va bene. Adesso dovrebbero in teoria venire, non so quando. Spero che non erano in dai, zona. Su, no, su, Dolcetta, respira un po', sciogliti un po' questi muscoli. Non dai, lo so, Dolcetta, mi sento un idiota a dirgli questa cosa, veramente. Queste cose dovrebbero essere, dovrei lasciarmele in segreto, no? Dai, non è vero, devono essere orgogliosi di te. E poi guarda, con tutte queste fan art, secondo me gli piace? Adoreranno la nostra casa, sì, sì, sì. Lo spero, comunque. Ma ti ha detto che stavano arrivando, dov'è? Vì, non lo so, cioè, ne sai. Oh mio Dio, sono proprio lì. Ok. Oh no, Dolcetta, non ne sono sicuro. Che gioca tua madre? Sì, lo so. Si è riportato molto bene. Bene. Ciao, mamma. Oh, ciao, Sbrizzer. Ciao, Mignolo. Ciao, papà. Allora, prego, stai? Prego. Bene, bene, bene. Entrate. Lei è Dolcetta. Oh, è tua questa. Ah, ciao, sì, molto piacere. Ciao, piacere. Sì, sì, sono Dolcetta, sua ragazza. Piacere conoscerti finalmente. Allora, da quanto è forti l'entro contatto? Appunto, fa parte della storia che vi devo raccontare. Ah, ok. Sì, prego, prego, sedetevi pure. Così almeno state comodi e ne possiamo parlare tranquillamente. Ecco, sì, sì. Bene. Siediti, spicchi così. Ok. Prima posso okay, parlare un attimo? Sì, sì, ma un attimo solo. Parlo un attimo con Dolcetta in privato, va bene? Dolcetta, vieni qua un attimo, ti devo dire una cosa. Arrivo, arrivo, arrivo. Sì, un attimo, Vieni. Fate come se foste a casa vostra. Vieni, dove sta Bart? Ci sono, ci non sono. Non sono sicuro, ok? Non ne sono proprio sicuro che glielo voglio dire, Dolcetta. Ma Spree, è un qualcosa. Sono qui. Mio padre mi detesterebbe per sempre. Farebbe finta che non fossi mai nato, sciabolette. Ma non è possibile. Sei suo figlio. Che cosa cambia da quando eri normale? Nulla. Cambia il fatto che io prima. Sì, mangi un po' più di carne. Dolcetta, non lo so, non lo so. Spree. Stai tranquillo, ci sono io con te, andrà tutto bene, ok? Ma io lo dovrò provare in qualche maniera, non credo che funziona solamente con sì, gli vabbè, occhi. Vabbè, esci di casa e voli un po', insomma, che vuoi che sia. Ok, va bene. Ok. Ma comunque... Comunque, veramente belli questi quadri. Ma vi piacciono? Ah, sì, anche se giusto. Sì, molto carini. Va bene. È una bella casa. Sì, comunque... Sì, scusatemi, allora... mamma... Papà, Dolcetta, io amo veramente un sacco Dolcetta, nel senso che proprio l'ho incontrata in una casa, diciamo non era messo molto bene questa casa, ma comunque l'ho incontrata, ci siamo amati e tra l'altro in teoria vorremmo anche fare un figlio e magari sposarci, ok? Sei orgogliosa, bello, lo sai. Grazie mamma. Però allo stesso tempo vi devo dire un piccolo aneddoto che non è in realtà tanto già piccolo, appunto. Sì, spero solamente che lo prenderete bene, va bene? Va ok, bene. Ok. Ma siamo i tuoi genitori. Sì. Dolcetta è una vampira e mi ha trasformato in un vampiro. Ecco il motivo dei miei occhi.
Non ho capito se cioè, fa il comico. No, 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 papà. No, 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 non prendetelo come uno scherzo. Veramente sono diventato un vampiro. Ok? Ma andare a sciocchezze, non esistono robe del genere. Esatto. Certo, dobbiamo provarglielo in qualche maniera. Io non voglio mettermi a volare. Beh, intanto Fallo tu. Intanto posso cambiare il colore dei miei occhi, giusto? Quindi forse dovresti provarglielo tu, a me non crederebbero. Ah, sì. No, 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 mi sento nervoso, Dolcetta, fallo tu. Allora, va bene. Ok, voi mi sentite pronti? Mamma e papà, insomma, è una situazione un po' strana. Ma per cosa? Non sto capendo. Ok. Ecco, ecco, i miei occhi sono rossi. Ah. Che tipo di diavolo sta usando? No, tecnologia. Rossi, gialli, rossi, gialli. Ok, rossi. Va bene. Non credo che funzioni comunque per farglielo capire. Vola. Vola. Ok, vai. Ma che diamine? Oh mio Dio. C'è un filo sotto, vero? No, papà, non ha un filo. Devi guardare sotto la gonna. Ok, vabbè. Comunque, in ogni caso, sì. Non posso crederci. Lo so, mamma, hai ragione. Non è possibile. No, non avvicinarti. No, mamma, come non avvicinarmi, mamma? No, sì, sei lontano. Papà! Cosa? Non lo sarei proprio aspettato da te. Ma che significa? Genitori? Siete i miei genitori, dovreste accettare per come sono fatto adesso, no? Non importa, tu potresti mangiarci da un momento all'altro. No, non funziona. Infatti. Così. No, aspettate, non funziona così. Signora. Mamma. No. Sei un mostro ora. Cosa? Mamma! Un'orrida mostro. Cosa devo fare? Non dovevo amare e lasciare le cose per come stavano, lasciarla lì. Infatti, insomma, voi vi amate. Se fosse così con voi... Ma noi non siamo dei vostri. Appunto, noi siamo persone normali. Non vi permetto di dire queste parole davanti alla mia ragazza. Fuori da casa mia, fuori! Ha mai più sprise. Oddio. Rifletteteci su, che state perdendo un figlio. Non pensavo fossero così conservatori i tuoi genitori. Vedi, te l'avevo detto. Non hanno accettato la storia. E quindi di conseguenza loro pensavano che era tutto uno scherzo pure. Che devo fare? Mi dispiace. Io ti dispiace? So. Ora ti dispiace che adesso a me e papà se ne sono andati. Non pensavo che così. Non ha senso da parte loro. Insomma, sei tu quello che ha ragione qua. E meno male che c'ho ragione. Perché altrimenti se non avessi ragione, che cosa dovrei andare a fare, ah? Mannaggia a me. Ecco perché non dovevo accettare, Dolcetta, non dovevo accettare. Dovevo morire lì. Forse era meglio se morivo piuttosto che stare dietro a questa storia con il vampiro. Oppure benissimo, potevi portarmi sicuramente all'ospedale. Così almeno rimanevo normale. Ma sciocchezza, non saresti sopravvissuto. Pensi che i tuoi vogliono davvero, preferiscano davvero un figlio morto al posto che te? Sì, credo proprio di sì. No, non esiste, non esiste. Non esiste. Ehi, Sbri. Ciao, zio Rucco. Finalmente fino alla casa per il bambino o bambina. Ci ho messo tanto, ma è venuta bene, dai. Guarda, zio Rucco, Dolcetta non ha avuto problemi fino ad adesso per avere bambini, quindi non credo che abbia funzionato. Ma allo stesso tempo non ci sarà nessun bambino, mi dispiace. In che senso? Sbri, aspetta, Sbri, pensaci, che fai? Lasciami andare, porca miseria. Io ma con te ho chiuso. Lasciami... Non voglio più fare avere a che fare con te. Sbri, non puoi cancellare il tuo passato, i tuoi sentimenti, e poi sei già un vampiro. Tenterò di non diventarlo più. Ma perché i miei genitori mi hanno trattato in questa maniera? Non alcun motivo. Tutto ciò non ha senso. Io voglio ritornare normale. Voglio ritornare un umano. I miei genitori non hanno accettato questa storia e lo sapevo già. Solo che purtroppo da quando Dolcetta è entrata a far parte della mia vita, da quella volta che l'ho incontrata in quella casa, ormai non ha più senso praticamente. Non c'ho più valori. Sto sbagliando io. Sono sbagliando loro. Ah, ma che cosa dico? Sto sbagliando sicuramente io. No, cavolo!
scopri... Pensi davvero che mi disfuggi? Lasciami andare, lasciami andare. Mi hai tirato un uovo addosso. Sì, lasciami andare, capito? Guarda che tu non sei il mio ostaggio, non lo sei mai stato dal primo momento. Io te l'ho detto di andare via, ti ricordi in quella casa puzzolente, tutta rotta? Io te l'avevo detto e tu hai scelto di restare. Lo so, ma... Io non ti tengo come ostaggio, se vuoi andartene puoi farlo, però... Ci amiamo e voglio che tu ti ricordi di questa tua scelta. Ma credi che in qualche maniera riuscirò a sistemare la cosa con i miei genitori? Se loro ti amano almeno un po' di quanto ti amo io, sì, riuscirei sicuramente. Oh. Un attimo, pronto? Che cosa? Cosa? Cosa accade? Cosa in che senso? No, non puoi farlo! Non esiste, no! Dolcetta? Tutto bene? Cosa? Chi era al cellulare? Era il mio ex. Era il tuo ex? In che senso era il tuo ex? Ha detto che... devi ammazzarti. Cosa? Ha detto che... c'è in palio la sua testa. In pratica mio padre l'ha costretto... Tuo padre? Quindi praticamente tuo padre ha commissionato in un certo senso il tuo ex per venirmi ad ammazzare. Sì, ha detto che non gli frega se sei un vampiro. Questa è la... No, io lo dico, ok? Mi sono veramente infuriato, mi sono stufato di tutto questo, quello che sta accadendo alla mia cavolo di vita. Una pace con te non l'ho mai avuta. E credo che è giunto il momento di dare una lezione a tutte queste persone che credono che possono... possono... salirmi sui piedi, con i piedi sopra il mio corpo, il mio cadavere, il mio stato d'animo, sciabolette. Ora gli farò vedere io di che pasta sono fatto. Andiamo dal tuo ex.